Salve, dato che ho esperienze sia da libero professionista che da dipendente, vorrei provare oggi a darvi dei consigli utili sul mondo del lavoro, per quelle che possono essere state le mie esperienze da 21 anni. In questo video vorrei provare a parlare un po' a braccio, in modo tale da riuscire a cavarmela da solo, senza scrivermi ogni volta tutto il copione per ogni video. Sono le 7 di mattina e fra 2 ore dovrei uscire di casa per andare al lavoro, quindi meglio sbrigarsi. Prima cosa che vorrei dirvi è: non fingetevi qualcun altro. Ogni persona ha il suo carattere che lo rende unico. Ci sono persone più estroverse alle quali farebbe piacere parlare con tutti i colleghi, riuscire a scherzare ogni tanto e ovviamente mantenendo anche la serietà. Però queste persone talvolta, per la paura di risultare appunto fastidiose, si limitano. Vi dico che nel mondo del lavoro la professionalità è sicuramente molto importante, però non siete dei robot, anche perché di questo passo, se provate a essere sempre zitti, non fate neanche amicizia con i colleghi, e diciamo che l'ambiente che si crea, l'atmosfera che si crea nel lavoro, non è una delle migliori. Poi, se siete degli individui un po' più introversi, ci può stare, siete voi stessi. Però se volete parlare con qualcuno, se volete permettervi di scherzare, senza ovviamente andare troppo sul personale, permettetevi di farlo. Siate sempre disposti ad imparare. È da quando ho 8 anni che io realizzo dei video. Questo ovviamente non mi preclude la possibilità di imparare ancora di più, perché ovviamente tutto quello che so è dovuto ad uno studio da autodidatta, studio fatto tramite libri presi a caso e che mi piacevano di più, studio fatto tramite YouTube, tanta pratica. Questo è lo svantaggio dello studio da autodidatta. Da poche settimane lavoro per The Show come video editor e lì ho incontrato la mia supervisor, che mi ha praticamente aperto un mondo per quanto riguarda l'organizzazione della timeline. Se non fosse per lei, adesso monterei i video in modo molto più disordinato, quindi posso dire di aver imparato qualcosa di nuovo. Vi posso garantire che chiunque ha qualcosa da insegnarvi, quindi non sentitevi infastiditi quando un vostro collega o un cliente prova a spiegarvi qualcosa. A nessuno piace che ovviamente qualcuno provi a spiegargli il suo lavoro. Ovviamente, se avete un cliente che magari vi spiega qualcosa e poi alla fine non vi vuole pagare perché dice di avervi insegnato qualcosa, quindi non vi deve pagare, lì è un altro caso, sono semplicemente degli s***i, appunto. Però, come vi ho detto prima, chiunque ha avuto le sue esperienze dalle quali ha tratto anche degli insegnamenti. Spesso un collega potrebbe tranquillamente starsi zitto e non dirvi niente su come fare al meglio il proprio lavoro. Ecco perché è importante cercare di assimilare più informazioni possibili. Se dici che sai fare una cosa, allora la devi fare. Faccio un esempio con il videomaking, perché questo è il mio settore. Se un cliente mi chiede di realizzare un video in green screen e io gli dico che lo so fare e quindi tranquillamente possiamo procedere, io ovviamente devo avere le capacità per saper fare questo green screen. Se poi al termine del lavoro gli porto una schifezza, vedrete che quel cliente non vi chiamerà più. E se invece siete all'interno di un'azienda, in questo modo vi tirate soltanto la zappa sui piedi, rischiando così di essere meno credibili all'interno del luogo di lavoro. Lo so che sicuramente è molto più bella la frase "lo so fare" piuttosto che "non lo so fare", ma sicuramente per evitare brutte figure al termine del lavoro, meglio dire "ragazzi, non lo so fare, cerchiamo di farlo in quest'altro modo". Rispettate chiunque lavori con voi. Se volete fare carriera come liberi professionisti o come dipendenti all'interno di un'azienda, non basta essere delle persone efficienti nel proprio lavoro, ma dovete anche essere educati, rispettosi con tutti e essere anche aperti a nuove idee, a imparare, come ho detto prima. Se qualcuno vi sta antipatico o se voi siete antipatici a qualcuno, non andateli contro, piuttosto cercate di scherzare e non prendere le cose sul personale. Anche perché se fate un lavoro particolarmente stressante, manca soltanto che qualcuno vi dia fastidio e così vi cambia tutta la giornata. Non prendetevi le cose troppo sul personale, perché altrimenti, come ho già detto, vi influenza tutta la giornata e nessuno vuole rovinarsi la vita in questo modo. Altrimenti il lavoro stesso diventa stressante e brutto. Dico questo perché, specialmente nel caso voi lavoriate all'interno di un'azienda, quindi con delle persone che siete, tra virgolette, costretti a vedere tutti i giorni, non prendete mai niente sul personale, con nessuno, manco con il vostro datore di lavoro. Quindi se qualcuno un giorno si rivolge a voi con dei termini un po' troppo bruschi, ripeto, prendetela sullo scherzo. Oppure magari ci sono colleghi che vogliono semplicemente scherzare e quello è il loro modo di scherzare, non potete farci niente, piuttosto ridete insieme a lui. Tanto appena uscite dal lavoro non dovete vedere più queste persone. Se questa persona esagera, semplicemente fatelo sapere al vostro datore di lavoro. O se quello che esagera invece è proprio il vostro datore di lavoro, o stringete i denti fin quando non trovate un altro lavoro, o semplicemente lasciatelo. Lo so che quello che ho detto è una frase davvero
forte. Lasciare un lavoro è una scelta davvero molto difficile. Ovviamente, se dovete lasciare un lavoro, sarebbe meglio prima guardarsi intorno e magari aver già passato la fase di colloquio ed essere vicini all'assunzione, perché nessuno vorrebbe trovarsi nella situazione di non avere più fonti di reddito una volta aver lasciato il proprio lavoro. Se proprio non ce la fate più con questo lavoro e siete vicini al licenziamento, allora sarebbe meglio essersi prima messi di soldi da parte sufficienti per vivere almeno 6-7 mesi, il tempo per trovare appunto un altro lavoro. Se vuoi fare carriera, questo vale sia per i dipendenti che per i liberi professionisti, bisogna lavorare bene. Può sembrare anche una cosa scontata, però vi posso garantire che molte persone, quando vanno a lavoro o quando fanno lavoro per un cliente, si limitano a fare semplicemente quello che gli viene richiesto in modo sufficiente, insomma. Ovviamente magari ci possono presentare situazioni dove avete anche lavorato tanto e il vostro sforzo non viene apprezzato, però quella ovviamente non è colpa vostra, ma di chi vi sta dando lavoro. Cercate sempre di fare un bel lavoro e di creare un'atmosfera, una bella atmosfera nell'ambiente nel quale lavorate. Penultima cosa che vi vorrei dire è: siate attenti a quello che vi viene richiesto. Non fate i fenomeni dicendo sì lo so fare, sì faccio anche quello, faccio anche quell'altro, che poi magari non vi ricordate più niente il giorno dopo. Piuttosto scrivetevi quello che vi viene richiesto, prendete un blocco appunti e vi garantisco che vi cambia la vita, proprio vi cambia il lavoro segnarvi tutto quello che vi viene richiesto. Create degli obiettivi da fare o il giorno dopo o il giorno stesso, magari a inizio giornata vi scrivete che cosa dovete fare. In questo modo avete sotto controllo tutto quello che dovete fare. Come ultima cosa, parlando sempre di scalette, è molto importante essere organizzati. Nell'arco delle mie esperienze lavorative ho appreso che una delle caratteristiche più importanti da avere nel lavoro è l'organizzazione. E sapersi organizzare la settimana, non dico come Elon Musk che magari si narra che ogni 15 minuti si scrive cosa fare durante la giornata, basta avere degli obiettivi da portare a termine. Insomma, essersi scritti cosa fare vi permette di tenere tutto sotto controllo e non vi permette soltanto di essere più organizzati, ma anche più efficienti, perché sapete che cosa fare in quel momento e quindi cercate anche di farla bene, perché sapete che quella fetta di tempo è dedicata a quel tipo di lavoro. I dirigenti che ho conosciuto a Sky, i personaggi pubblici, Sbraser e The Show, sono persone che hanno in comune la capacità di organizzarsi la giornata. Sono tutte persone che nella loro vita hanno realizzato qualcosa di grande e di concreto. Sicuramente non si sono solamente organizzati, ma hanno anche sacrificato magari un sabato sera con gli amici per lavorare, per continuare a creare la propria attività. Nel caso di chi fa anche il dirigente di un'azienda, sicuramente ha lavorato anche qualche giorno in più. Probabilmente l'hanno fatto senza neanche lamentarsi. Spero di essere stato d'aiuto con questi consigli. Fatemi sapere nei commenti la vostra opinione riguardo quello che ho detto e consiglio che ho dato, perché magari giustamente non sempre tutto quello che dico può essere condiviso da chiunque. Quindi giustamente sentitevi liberi di darmi la vostra opinione riguardo quello che ho detto. Ricordate di seguirmi su Instagram @marco.mazzella, dove pubblico un sacco di storie della mia giornata, su cosa faccio al lavoro, avventure varie e così via. Vi fate un po' di fatti miei, insomma. Io vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e di bere tanta acqua. Ciao!